Proprio di fianco alla miniera ho trovato una piccola pepita d'oro. Sti gran cavoli. Beh, io vedi cos'è che ho detto prima. Porcaccio. Claim qui. Adesso glielo rubo, scappo. Voglio solo farvi notare che morfologia molto particolare che ha. Bellissimo ritrovamento. Quella è la miniera di grafite. Qua c'è Luca e lì dove sta scavando. Poco a valle ci siamo io e Giacomo. Come programmato siamo tornati a Rioberto e in particolare siamo vicino alla miniera di grafite. Il nostro obiettivo di oggi è quello di capire se in quelle vene ricche in solfuri che ci sono all'interno della grafite ci fosse dell'oro. Potrebbe essere questa origine dell'oro che troviamo leggermente più a valle? La ricerca dell'oro in Italia è una ricerca pionieristica, ha radici storiche, ma soprattutto in questi tempi moderni è diventata sostanzialmente una ricerca a scopo amatoriale. Lo si fa per hobby, non lo si fa per guadagnare e non lo si fa per il valore dell'oro in sé, ma per il valore del ritrovamento. Dovete sapere, ragazzi, che è molto peculiare trovare l'oro a valle di questa miniera e non a monte. Per questo vi posso assicurare che probabilmente rocce che hanno estratto da questo cunicolo e che hanno semplicemente cernito e scartato poco all'esterno formando una discarica mineraria, il fiume le ha erose col tempo. L'oro presente all'interno si è fermato subito a valle, nelle fessure. Ecco perché oggi voglio andare a controllare il sedimento rimasto intrappolato nelle fessure, perché è proprio lì che l'oro si potrebbe nascondere. Dell'oro è prima di tutto una sfida. Bisogna cercare le località più ricche. Per trovare queste località è necessario camminare molto e inoltre anche sapere qualche cosa di geologia. Dovete cercare di capire la storia delle rocce che avete davanti. Le trovate tutte nel fiume, lungo l'alveo, quindi sapete che cosa c'è a monte. Quelle pietre derivano proprio dall'erosione delle montagne. Ah, claim jumper! No, guarda qua, mi sto facendo. Io ho trovato questa bella pepitina d'oro, poco a valle, proprio in quelle fessure. Poco monte a miniera, non c'è più oro. Quindi la nostra ipotesi è quella che questa miniera possa essere la fonte. Anche Luca ha trovato dell'oro, proprio lì dove vedete. Adesso approfondiamo le ricerche. Direi che come inizio non è niente male. Giacomo ha fatto il secondo ritrovamento della giornata, un bellissimo filo d'oro. Vedremo successivamente se ha trovato ancora qualcos'altro, ma è molto importante questo filo d'oro.
Per giungere a trovare l'oro bisogna sapere molte cose, ma semplicemente quello che vi serve è un comune piatto, piuttosto che un catino, per sfruttare il fatto che l'oro è molto pesante per trovarlo. Anche un metadetector potrebbe esservi d'aiuto, ma sono tutte competenze accessorie. L'oro è dove lo si trova. A volte non riesco nemmeno io a capire perché ho trovato le pepite d'oro proprio in quella fessura e non in un'altra. Purtroppo non abbiamo tutti i dati storici, non sappiamo per esempio quante piene sono venute nel passato, quanto erano importanti, da dove derivano quelle pepite. Non sappiamo se sono stati i batteri a generare quelle pepite a livello ambientale. Tante sono le cose che non sappiamo, ma l'unica cosa che vogliamo è cercare l'oro e si spera a trovarlo anche. Fantastico. E noto che prosegue anche dentro questa vena, però diminuisce in dimensioni. Andiamo a macinarla e vediamo cosa c'è dentro. Adesso che l'ho frammentati, vado con calma al martello a pigiare in maniera tale da anche rompere i granuli più piccoli. Ho frammentato quella vena quarzosa con all'interno un po' di solfuri, spera che ci sia un po' di oro, è un campione veramente piccolo, avrei dovuto ancora macinarlo di più, però è solamente una macinatura preventiva e vediamo se poi vale la pena ovviamente continuare con altre fasi di macinatura. Guardate quanta grafite che c'è qua dentro. Ma c'era già quella scura? No, no, non è oro, niente, scherzavo. Luca mi sta dando una mano per capire cosa c'è dentro il macinato. Sono molto sorpreso perché vedo che c'è dell'oro, molto molto piccolo, però c'è, vedete. C'è un puntino più grande e poi altri 3-4 granuli. Quindi quella roccia potrebbe essere aurifera, però come vedete è libero, quindi non è nella pirite. E solamente entrano in queste vene quarzose. Voglio farvi notare come questo piccolo granulo d'oro è molto sfrangiato. Vedete che ha degli angoli vivi, proprio perché è oro nativo. Abbiamo trovato finalmente l'oro nativo al Rio Berto. Una enorme scoperta, però purtroppo le quantità sono quelle che sono. Però dal punto di vista collezionistico tanta roba. Concludendo il secondo episodio, voglio trarre qualche considerazione. Abbiamo approfondito tutto questo tratto Rio Berto, abbiamo trovato una miniera potenzialmente dove estraevano a mio parere grafite, ma nella grafite c'è anche della pirite e in quella pirite potrebbe esserci dell'oro. Inoltre abbiamo compreso come a monte di questa miniera non ci fosse più oro, ma a valle questa miniera, e quando dico valle vuol dire proprio qualche metro a valle, già iniziano a spuntare le pepite d'oro. Queste pepite d'oro sono a filo per esempio, oppure sono molto sfrangiate, vuol dire che hanno viaggiato poco. La mia ipotesi è quella in cui arrivino dalla miniera. Ho provato anche a utilizzare Metadetector, il mio SDC 2300 da MyLab, per cercare di capire se ci fossero delle pepite d'oro di grandi dimensioni. Dovete sapere che questo strumento trova delle pepite d'oro comunque che devono essere più pesanti di almeno un decimo di grammo. Questo purtroppo non è stato il caso. Quindi dal punto di vista Metadetector la ricerca è stata abbastanza fallimentare.